Prima partita e prima vittoria per il nuovo coach della SBA, Omar Serravalli, con la men impegnata sul parquet di Colle Valdelsa nell'ultima giornata di andata del campionato di Serie C. I biancorossi, guidati in panchina dall'ex SBA Mario Pacini, si presentavano a questo appuntamento al terzo posto in classifica con 16 punti all'attivo. Di contro l'Amen aveva ottenuto 12 punti frutto di 6 vittorie e altrettante sconfitte che valevano l'ottava posizione. In casa SBA c'era il chiaro intento di dare continuità alla bella prestazione della semifinale di Coppa Toscana contro il Pino Firenze, che poi si è aggiudicato il trofeo, ma l'avversario che gli aretini si sono trovati di fronte era ben diverso da quello affrontato a settembre in Coppa Toscana, orchestrata in campo da un altro ex Amaranto, Federico Moroni, e dall'esperto Sprugnoli. Colle Valdelsa era la miglior difesa del campionato con solamente 700 punti subiti a partita, ovvero poco più di 58 a gara. Inevitabile quindi che il controllo del ritmo di gara potesse essere una delle chiavi per provare a portare a casa l'intera posta in palio in questa trasferta, e così è stato, con l'Amen che ha condotto tutti i tempi, 25-11 il primo parziale, 46-20 all'intervallo lungo. Nel terzo parziale SBA 64-45 Colle Valdelsa, la squadra aretina di Serravalli si è imposta alla fine con 83-55. Per l'Amen dunque arrivano altri due punti preziosi, la risalita in classifica prosegue sperando di aver trovato la giusta chiave sia tecnica che di risultati per ritrovare quella serenità necessaria a far esprimere il grande potenziale che ha questa squadra. Nicolò De Santis, il primo fallo, due tiri liberi per il numero 34 Castelli, buono il primo. Ora il secondo di Mario.